Qual è l'importanza di parlare dell'Unità d'Italia in questo particolare momento storico? L'Unità d'Italia, abbinata alla tradizione garibaldina e alla presenza di alcuni luoghi ravennati, la Trafila, il Capanno di Garibaldi, la Casa di Anita, che ci ricordano tutti gli anni, per non dire tutti i giorni, che per noi è un'attualità vissuta giorno per giorno, ora per ora. Tutte le associazioni che a Ravenna si impegnano per mantenere vive queste risorse, queste strutture, queste memorie sono oggi più che mai attuali. E in tempi in cui l'Unità d'Italia è messa un po' in difficoltà da posizioni politiche che a volte ci si frappongono e sono anche piuttosto strumentali, io credo che Ravenna, che Ciampi ha ricordato come la città delle tre R, Risorgimento, Resistenza e Repubblica, oggi abbia un'altra R da aggiungere, che è quella del riconoscimento a tutti i nostri volontari, a tutto il mondo che è richiamato anche in questo volumetto e che per noi sono una risorsa essenziale. Il libro che ci viene presentato per iniziativa della Fondazione del Museo del Risorgimento. Ci potete dare qualche anticipazione sul volume che verrà presentato oggi? Il volume presentato dalla Fondazione del Museo del Risorgimento, di cui qui Gianni Antonio Mingozzi è presidente, Beppe Rossi è il vice, tratta delle attività che si sono svolte e che si svolgeranno a celebrazione del 200° anniversario della nascita di Giuseppe Garibaldi, una figura concreta che ha molto operato per l'Italia. Non siamo né nel mito né nella leggenda, siamo nel rafforzamento di una tradizione che a Ravenna non ha certamente bisogno di ammantarsi di scoperte nuove, ci serve soltanto ricordare giovane, ricordare ai nostri concittadini, ricordare tutti quanti quelli che vogliono interessarsi della storia del nostro paese e difendere l'unità del nostro paese, quello che è avvenuto qui in queste zone 150 anni fa.